Complimenti, perché poi non ti ho più visto per questa grandissima gara, veramente. Ai tuoi ordini sono abituati a ricevere ordini, del segno della vittoria, è già una vittoria essere qua. Il male, tra virgolette, non ne ho neanche tanto, però non vado avanti fondamentalmente. E ci vuole pazienza e vabbè. Noi facciamo un po' di silenzio perché poi ci scateneremo per l'applauso. 2, 4, 3, 2, 1, si parte! Parte la nona edizione, Val di Non Bike, tutti no, MTB, andiamo, vai con la musica! C'è una di via? Ah no, che è lungo. Longa e longo? Dai, no, le pulisce. Ma l'aveva fatto. Rolando, c'era tu il serbatoio lungo? Tutto pomme. Thank you.
c'è ancora lui, il primo otto della Miller, Tony Longo, ma prepariamoci per questo grande arrivo, Mattia Longa, e lo salutiamo con un grande applauso, vince una edizione della Val di Non Bike, ma non perdiamo l'applauso perché lo dobbiamo porgere, grande gara, grandi due protagonisti quest'oggi. Terzo posto di questo grande campione, un grande campione, grande storia alle sue spalle, terzo quest'oggi qui in Trentino, qui in Valle di Non, Tony Rell Pallissen è terzo, voilà, salutato dal più giovane, il vincitore Mattia Longa, ma prepariamoci ancora per un grande applauso ed eccolo là, un grande campioncino. Lui 25-58, portacolori della Cannondale RH Racing, il Livignasco, Mattia Longa. Doc con Mattia Longa che va a festeggiare insieme alla Red Bull, insieme alla Sandy Longo, eccolo là, la fotografia bella. Dunque all'ultima curva rimarrà nell'Albo d'Oro della Val di Non Bike, non edizione quest'oggi 7 maggio 2017, una gara importante per lei e va a vincere la Val di Non Bike, prima tappa del Trentino MTB, Jessica Ferizzaro. Lorena Zocca, Lorena Zocca è seconda, terza dunque Veronica Di Fanta, l'applauso lo facciamo a tutte e due, grandi, grandi applausi, davvero bravissime, tutte e due, musica. Il circuito Trentino MTB. Ancora applausi, Trentino!